Siamo in diretta da Cuneo, dal complesso monumentale San Francesco, per un nuovo affascinante progetto che porta per la prima volta qui nel capoluogo della provincia Granda le opere del Rinascimento veneziano di Tiziano, Tintoretto e Veronese. I colori della fede a Venezia, abbiamo con noi uno dei due curatori, Don Gian Matteo Caputo, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Grazie a lei per essere qui con noi, Patriarcato di Venezia, che ha collaborato alla realizzazione di questo progetto realizzato con Fondazione CRC Intesa San Paolo. Le opere di Tiziano, Tintoretto e Veronese, questo legame con la fede evidentemente in un luogo molto suggestivo, una vera e propria armonia che viene creata con queste pale meravigliose che finalmente qui a Cuneo. Come è nato questo progetto? Perché queste pale? Che cosa rappresentano insomma? Diciamo che il progetto in sé è una di quegli eventi che nascono proprio per una serie di coincidenze opportune che hanno favorito la possibilità di prestare 5 capolavori, cosa che non accade di frequente, anzi diciamo che per la qualità e per le dimensioni delle opere è veramente un unicum questo. Ma che abbiamo ritenuto fondamentale per valorizzare questa sede in questo luogo, quindi grazie al contributo appunto della fondazione, che ha consentito di guardare a queste opere in una chiave diversa, in modo che il percorso espositivo abbia diverse chiavi di lettura, da quello artistico, quello storico, quello di approfondimento sulla città e sull'urbanistica di Venezia e soprattutto poi la chiave di fede, che è quella che segna proprio le tappe di questo percorso. L'unione tra questi grandi artisti che hanno dato tanto, insomma, che raccontano il Rinascimento veneziano, Tiziano, Tintoretto e Veronese, perché loro in particolare? Perché rappresentano il salto di qualità nell'apertura non solo veneziana ma internazionale, dal momento che abbiamo scelto 5 capolavori che sono stati realizzati nell'arco di 5 anni. Che è una cosa curiosa anche questa, perché siamo con l'opera della maturità di Tiziano e con le opere di Tintoretto e di Veronese che sono nel pieno della loro attività. Però questo fatto che siano stati realizzati in 5 anni manifesta come ci fosse una tensione diversa nei tre artisti e tutti abbiano valorizzato questa dimensione del colore, che sottolinea anche il titolo della mostra, che ha caratterizzato poi e influenzato la pittura di tutto il nostro Occidente. I colori della fede, i colori al plurale, davvero una esplosione di colori meravigliosa del Rinascimento. La Venezia, vorrei contestualizzare con lei, Don Gian Matteo, il contesto appunto in cui furono create queste opere. Sì, allora abbiamo in gran parte pale d'altare, che quindi hanno nel richiamo alla liturgia un forte significato. È evidente che in questo contesto, cioè quello di una ex chiesa, una chiesa sconsacrata, che ora è destinata alle esposizioni, questo ci ha consentito di osare di più anche dal punto di vista espositivo, dal momento che sono opere per le quali abbiamo ricreato una sorta di contesto non originario in forma mimetica, ma in senso proprio autentico dal punto di vista anche della esposizione. Sono opere che solitamente in un museo troveremmo ad un'altezza di occhio umano, no? E invece qui sono collocate a più di 1,30 m d'altezza da terra, proprio per ricreare quella prospettiva con cui sono state dipinte, perché spesso noi non ci rendiamo conto, decontestualizzare da una chiesa un'opera significa anche rischiare di perdere alcuni dei valori compositivi che avevano proprio nel luogo di origine un riferimento fondamentale. Qui questa operazione ci consente di osare di più dal punto di vista allestitivo e quindi l'allestimento rende ragione anche la loro qualità particolare. Don Gian Matteo, quindi anche per voi curatori, lei in particolare, è stata davvero una sfida ancora più stimolante evidentemente in questo complesso di San Francesco. Sicuramente, anzi direi che è stata veramente un'occasione unica e preziosa, proprio perché è difficile. Io ho provato emozione a vederle qui insieme, perché io sono abituato a girare 5 chiese per vederle, e invece trovare le 5 opere riunite in un unico contesto
con poi un ulteriore elemento, che è anche un elemento innovativo e tecnologico. Non dimentichiamoci che qui c'è un allestimento dal punto di vista illuminotecnico assolutamente particolare. Iannone Tellini, che sono conosciuti perché hanno illuminato anche le Olimpiadi di Pechino, hanno realizzato questo sistema creato da loro ormai da alcuni anni, che consente una lettura narrativa dell'opera, per cui noi siamo in qualche modo incoraggiati dall'illuminazione a seguire anche le linee compositive dell'opera, il suo significato e soprattutto il suo contenuto, che volutamente abbiamo deciso di esporre nella mostra attraverso le citazioni evangeliche dei singoli episodi, in modo tale che non ci sia un riferimento a una descrizione scientifica. È come se ci fosse un passo indietro rispetto alla descrizione storico-artistica e un approfondimento per una visione più interiore e spirituale. Temi fondamentali dell'iconografia cristiana che sono state realizzate in queste pale meravigliose dal 1560 appunto fino al 1565, un'occasione unica qui al Complesso Monumentale di San Francesco, a ingresso gratuito. Vorrei sottolineare anche questo, l'importanza, che questa è una bella sfida, poi ne parleremo ovviamente con Montazione CRC, l'importanza anche di poter donare questo. Infatti, io direi che questo è stato anche la cosa che ci ha incoraggiato nel partecipare in questa operazione anche con questi grandi prestiti. C'è un valore aggiunto, no, in questa volontà divulgativa che crediamo vada sostenuto in tutti i modi. Fino al 5 di marzo al Complesso Monumentale di San Francesco, qui a Cuneo, via Santa Maria 10, abbiamo avuto il piacere di presentare i colori della fede a Venezia, Tiziano, Tintoretto e Veronese, con Don Gian Matteo Caputo del Patriarcato di Venezia. Io la ringrazio per essere stato con noi, io le auguro buon lavoro e buona visita che tra poco inizierà. Grazie a tutti.